giro di boa. La procura di Rieti alle battute finali di un giallo lungo 3 mesi. Il giallo sulla morte di Silvia Cipriani. In questura mi hanno chiesto il prelievo consenziente, senza nessun obbligo, dell'impronta digitale e del DNA. Impronte digitali e DNA. La procura riparte da lì. Li hanno chiesti a Francesco, il cugino, e a zio Leo, quello che conosciamo come il fattore. Quando e perché? 6 ore. Francesco e zio Leo vengono ascoltati in questura per quasi 6 ore. Entrano nel primo pomeriggio, insieme, a sorpresa. Li lasciano per 40 minuti in sala d'attesa. 3 quarti d'ora proprio pesantissimi. Silenzio di tomba. Tensione altissima. In quel silenzio, tutti i rancori, i sospetti, le incomprensioni dei protagonisti involontari di questa storia. Cosa sanno Francesco e zio Leo? La mia opinione è stata, ed è tuttora, quella dell'omicidio. Una persona che non dava fastidio neanche una formica, per cui chi gli ha fatto del male, non lo so. Cosa sanno Francesco e zio Leo? Qualcosa che non possono riferirci. Escono, di notte, Francesco scortato fino alla sua auto. Zio Leo, invisibile, da un'uscita secondaria. L'unica cosa certa è quel DNA e le loro impronte raccolte in questura. Perché? Tracce dell'assassino. È questo che cercano gli inquirenti sull'auto di Silvia. È questo che cercano nelle sue abitazioni, a Cerchiara, a Rieti. La polizia scientifica resta in quelle case per 20 ore, in cerca di un nome e di un perché. Eccola. È solo un'ipotesi, non confermata dalla procura. Eppure striscia, inevitabile, in questa storia. Potrebbero esserci nuovi indagati per l'omicidio di Silvia? Al momento il nome resta uno, Valerio Cipriani, il nipote. Ma si aspettano risultati dai laboratori scientifici. I DNA e le impronte digitali chiesti a Francesco e a zio Leo servono solo per escludere a chi appartengono le tracce raccolte sull'auto e nelle case dell'ex postina. In quelle tracce c'è il nome dell'assassino di Silvia?